Comandante, le ricercheranno e le ricerche proseguiranno fino a quando? Proseguiranno per tutta la giornata e anche nei prossimi giorni. Vedremo come si evolve la situazione e speriamo di riuscire ad individuare la persona scomparsa. Non si può dire esattamente quanti giorni dovremo impiegare, dipende un po' dall'evoluzione della ricerca nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Senta, di sicuro stasera dovete sospendere visto che è stata proclamata l'allerta rossa? Sì, diciamo che le nostre ricerche terminano normalmente fino a quando c'è la luce diurna, poi dopodiché occorre sospenderle e riprendere il giorno dopo, normalmente è così. L'allerta è prevista per le 21 di stasera, quindi non saremo in quella fascia oraria ad effettuare le ricerche perché non c'è luce, quindi ripartiremo domani mattina con le prime ore della giornata per poi proseguire per tutto il giorno. Ecco. Senta, sono passate più di 24 ore, i suoi uomini hanno perlustrato il fiume e adesso anche lo sbocco in mare. A questo punto la speranza di poterlo ritrovare in vita non c'è più. È difficile perché se la persona è annegata è impossibile, cioè, o comunque sia non è finita in qualche ansia, trovarla viva è impossibile. Vedremo se il corpo si è fermato in qualche posto, in qualche anfratto della sponda, della zona dove è stato individuato l'ultima volta, oppure se la corrente non l'abbia portato fuori dalla foce, quindi in mare. Vedremo un po'. Noi continueremo a fare le ricerche dettagliatamente, poi vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come continuare questa attività. Con le piogge annunciate da stasera abbondanti potrebbe riproporsi la situazione di pericolo che hanno vissuto questi 5 migranti. Ecco, voi che cosa dite, indirizzato ai migranti, a chi li segue? Che cosa devono evitare per non correre rischi? Sicuramente non devono trovarsi in posti dove vicino ai corsi fluviali, perché l'acqua in queste zone potrebbe aumentare di livello in pochissimo tempo e quindi anche se apparentemente potrebbero trovarsi in una zona asciutta, in poco tempo, quindi parliamo di qualche decina di minuti, il livello può aumentare repentinamente e quindi l'ondata di piena travolgere queste persone. Pertanto occorre che queste persone che si nascondono in zone vicine o comunque addirittura lungo le rive dei fiumi, di allontanarsi, perché sicuramente sono zone a rischio quando ci sono intense piogge.